Faccio segno a Penny, ferma a un metro esatto dall'orlo. Decisamente lei non è una spericolata, è piuttosto lo yin del mio yang. Dalla sua posizione immagino che possa vedere l'orizzonte, ma non il salto che l'aspetta. Il solo modo per avvicinarsi al fondo e allontanarsi alla cima, dico. Pronta? Le trema il labbro inferiore. Sei certa che sia sicuro? Strizzo gli occhi, ne sono la prova vivente, no? Al che lei mi guarda come per ricontrollare che io, in effetti, sia viva e rappresenti perciò una prova soddisfacente. Stringe più forte la mia mano. Ok, al tre. Uno, piego le ginocchia. Due, tre. Il suo ragazzo Will e la sua migliore amica Penny muoiono dopo essere stati coinvolti in un incidente. Disperata e dilaniata per l'accaduto, può ancora cambiare le loro sorti. Lo Stato, infatti, offre Vitalis, un procedimento per riportare in vita le persone decedute. La legge ti offre la scelta, ma te ne offre solamente una. Per questo lei che si ritroverà in un conflitto interiore tra il desiderio di resuscitare uno e due, al dovere familiare di utilizzare Vitalis nel tentativo di dare migliore vita al suo fratello paraplegico. Inizia così la ricerca nel suo animo, per trovare la giusta risposta, nascosta alla confusione degli inganni, dai tradimenti e dalle amicizie non comprese.